Grazie. Pietro Pischedda, da esplorato ex dipendente dell'Alfa. E poi... Ecco, no, volevo dire... Sempre per ragioni legate del microcitemico. Sì, legate ai tempi, che noi ascolteremo altri due interventi, poi per forza di cose dovremo anche replicare, dire alcune cose che noi abbiamo ascoltato tanti interessanti, poi ovviamente il dibattito come è naturale può proseguire, però ecco, purtroppo dobbiamo un po' contingentare i tempi. Grazie. Quando ero piccolo avevo chiesto a una zia cosa vuol dire antudividi sul bugino, e la zia mi rispose: c'era una specie di viceré, un ministro mandato dai Savoia a governarci, Dio ce ne scampi, ed ecco che ancora oggi antudividi sul bugino. Adesso, a distanza di tanti anni, non è che le cose siano cambiate molto, perché i viceré e cattivi anche ce li abbiamo ancora. Voi pensate con chi sta trattando il governo e il sindacato in Sardegna? Con uno che si chiama Kleinfeld, è un tedesco, trascritta Pittsburgh, Summeri des Alcoa. Pur senza essere mai formalmente incriminato, questo Kleinfeld è stato accusato di aver coperto la diffusa pratica di tangenti e corruzione attuata dalla Siemens per ottenere vantaggiosi contratti in una dozzina di paesi. Non è cosa che ho inventato io, non vorrei correre il rischio di una denuncia per diffamazione, ma l'ho ricavato da Affari e Finanza del 2 febbraio 2010. Questo, pur non essendo eccetera eccetera, poi ha detto: qui siamo in America e quindi mi conviene patteggiare, e ha staccato un assegno di 2 milioni di dollari per mettere a tacere questa porcheria. Ora voi pensate, il governo italiano, il sindacato, sta trattando con questo, ma voi ve lo immaginate andare a trattare con un tipo come questo? Ma cosa posso ricavarne, santo cielo, se non il tentativo di qualche tangente, di qualche modo di corruzione? Poi noi cosa facciamo? Prego? Cosa facciamo? È il padrone, è il padrone. Qual è il padrone? Cosa facciamo? Aspetta, se arriviamo anche a questo. Però. Scusi. Certo, però, sai, io sto anche attento con chi tratto, se c'è un minimo di serietà ci sto, altrimenti non tratto neppure. Oh no? Arrivo anche a questo, ragazzi, non preoccupatevi. Però io sono convinto che la situazione non è ancora ben capita né dal sindacato né dai politicanti che abbiamo in zona. Perché vedete, se chiude una realtà come Portovesme nel Triveneto, in Lombardia o in Piemonte, è facile per un cassa integrato: prendi il treno o la macchina e qualcosa la trova da fare. Noi qua in Sardegna no, abbiamo solo due possibilità: o emigriamo, però non si sa neppure dove andare, perché dappertutto c'è crisi. O emigriamo e quindi abbandoniamo la famiglia, oppure cosa facciamo? Questo punto interrogativo è un po' preoccupante. Allora, se voi pensate che l'ENI è Stato, eppure il governo non riesce a cavarne i piedi. Voi pensate l'Alcoa con questo tedesco di Pittsburgh che cosa può ricavarne? Però, ma poi se facessimo un po' di cronistoria, verrebbe subito da pensare: ma il sindacato, perché è vero, no? All'Asinara avete trovato questi disperati, ma il sindacato, non si è visto un sindacato? No, disperati non ci piace come parola. E cosa? Lavoratori in lotta. Lavoratori in lotta. Io però uso la parola disperazione, perché poi la disperazione è la cattiva consigliera, è miscela esplosiva. Non è che poi puoi dire: va bene, non sono disperato, però poi non so come sfamare i miei figli, non so come curare i miei figli, e quindi anche questo si allaccia. L'Alcoa nel 1996 rilevava la fabbrica di alluminio ex gruppo Alumix. Voi pensate, prima è nato questo
Questa realtà dell'alluminio in Sardegna è nata come Alstar, alluminio sardo, ma non perché il padrone in punto in bianco ha detto voglio bene i sardi e installo questo tipo di lavoro a Porto Vesme. Abbiamo dovuto abbandonare le miniere che davano lavoro a migliaia e migliaia di minatori. Alstar poi ha cambiato Aluminia, poi ha cambiato Aluminio Italia, poi ha cambiato Alumix, ma poi pensate che l'Alumix prima di svenderla è stata fatta fallire e poi svenduta. E dice, questa è un'interrogazione a risposta scritta, dice, se quanto dichiarato dalla suddetta associazione corrisponde al vero, se il prezzo di acquisto dell'Alumix è stato di 442 miliardi, se il prezzo di acquisto contestualmente è versato corrisponde invece a 212 miliardi. Se il valore delle sole immobilizzazioni al momento della vendita, tenendo conto della loro contabilizzazione al netto degli ammortamenti, superava 1.500 miliardi. Comunque vi fa capire che è stata una svendita. E guardate bene, non c'era Berlusconi a governare, e io non sono col Nanetto, sia ben chiaro. C'era il centro-sinistra a Porto Duncane. Ed ecco perché, come facciamo poi a condannare questi quando passa il Berlusconi di turno e dice era Lumina? Problemi? Chiamo gli appunti, risolto. Voi pensate che il sindacato con orgoglio raccontava anche, ma vabbè non ce l'ho con il sindacato in astratto, ce l'ho con quei sindacalisti che attualmente non stanno facendo il proprio dovere, perché avrei voluto anche che fossero qui a raccontare la loro. Che colpa ne possiamo dare, scusate, a questi lavoratori? Che almeno hanno una speranza. C'è il problema nell'Alcoa, chiamo Obama, quel negrettino, lo chiamo io e risolvo il problema. Però io volevo dire un'altra cosa, nella disperazione ci ricorda la disperazione, perché poi sai, se tu non provi ad avere la necessità di come sfavare la famiglia, non la puoi capire. Allora, ci rendiamo conto, questi non stanno chiedendo mica, voi vi ricordate anche quando Giugni firmò quella famosa legge che mandò in prepensionamento centinaia e centinaia di uomini dell'apparato dei partiti, lo ricordate? Porco Duncane! E tra l'altro bastava anche dichiarare che loro avevano lavorato in nero per X anni e andarono in prepensionamento. C'erano i vari Cicchito, sapete, uomini di partito. Oggi siamo dimenticati. Quindi quando leggono queste cose, questi lavoratori disperati, aggiungo io, è chiaro che perdono poi l'estate. Possiamo poi condannarli se usano anche la violenza? Io tra l'altro penso una cosa, la storiellina dell'aeroporto bisogna anche stare molto attenti. Ma poi... Ma infatti, però vedi, anche su questo, caro cara, e noi ci conosciamo, se anziché esserci tu in prima linea avessimo avuto il sindacato e i deputati e i senatori sardi votati da noi, porco Duncane, la manganellata non l'avrebbe presa il cara, il compagno di lavoro, l'avrebbe preso qualcuno o qualche deputato. Va bene. O qualche... Ti ringraziamo perché vogliamo sentire... Aspetta un attimo, non ti devi sapere. Tornando alla disperazione, caro Padellano, guarda, questa è una, questo, c'è un sindaco di una città di Carbonia, 5 milioni al mese netti come consulente politico, non in Irlanda o in Sugoresaburca, di Vecchierire, eh? 5 milioni al mese come consulente politico, poi sempre in questa cittadina, pensa, per le pulizie pagate dai nonnini, sempre questo sito che dava 5 milioni, chiamata a giudizio. Ora è chiaro che quando leggono e sentono queste cose, questi disperati che stanno rivolando sul posto di lavoro da 1000 euro poi, è chiaro che si incavano. E allora chiudo, peccato però, perché ci sarebbe molto da dire. Ti ringraziamo. Allora, ci hanno portato uno striscione viola, la politica si fa con le mani pulite, Sandro Pertini. Beh, un applauso. Sentiamo, non possiamo...